Mi scusi, non è per colpa mia, ma questa nostra patria non so che cosa sia. Può darsi che mi sbagli, che sia una bella idea, ma temo che diventi una brutta poesia. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo sono. Questo bel paese, pieno di poesia, ha tante pretese, ma nel nostro mondo occidentale è la periferia. Mi scusi, Presidente, ma questo nostro Stato che voi rappresentate mi sembra un po' sfasciato, è anche troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato e non funziona niente. Sarà che gli italiani per lunga tradizione sono troppo appassionati di ogni discussione, persino in Parlamento c'è un'aria incandescente, si scannano su tutto e poi non cambia niente. Io non mi sento italiano, ma per fortuna o purtroppo lo so. Questo bel paese forse è poco saggio, ha le idee confuse, ma se fossi nato in altri luoghi poteva andarmi peggio. Mi scusi, Presidente, lo so che non gioite se il grido Italia Italia c'è solo alle partite, ma un po' per non morire, o forse un po' per celia, abbiamo fatto l'Europa, facciamo anche l'Italia. Un mondo italiano, ma per fortuna o purtroppo, per fortuna o purtroppo, per fortuna lo sono. E sto scherzando. E sto a scherzare, diceva Alberto Sordi nel mitico film che voi avete visto 50 volte. Seguito 50 volte. Che si intitola? No. Dobbiamo dire il titolo? Beh, l'avete visto 50 volte. Ma io volevo dire una cosa, quell'altro che corre insieme ad Albertone, okay, è Riccardo Fellini, il fratello del grande Federico Nostra. 10! Grazie. Il film si intitola? Diglielo tu, dai. Non lo ricordo. Non se lo ricordo. Avete visto 50 volte? Non lo voglio dire. Tutto un blef. Bravi, tutto bravo, un blef. Se parla, in televisione se parla, tanto l'importante è esserci. A furia di esserci, la gente si abitua e poi qualsiasi cosa uno dica, la gente ti tollera perché la fruizione è passiva. Accendono, vedono noi. Se accendessero e trovassero qualcun altro sarebbe uguale. Anzi, forse anche meglio. Oggi io la vedo molto positiva. Sì, in un inizio di settimana, sì, l'ultima forse in questo spazio orario, perché dalla prossima, credo, forse, non so, ci sposteranno più avanti. Prima serata. Mi sembra poco? No, più avanti, nella mattina, sempre più verso le 10, inizieremo 10:30, 10:35 per andare fino alle 11:30, 11:35, non lo so. Cos'è? Come Tele Nettuno. Non so. Come Tele Nettuno. Nettuno. No, come la 7. Sempre la 7. No, dico come orario. Come orari, sì, un po' in avanti, e quindi partiremo proprio per questo spostamento. Nel celebrare questo avvenimento ripescheremo dalla memoria qualche volta, credo sempre, tutto quello che di buono abbiamo prodotto nel corso del tempo. E mettiamo anche dei fornelli e prepariamo delle insalate, facciamo anche una parte gastronomica. Fornelli, insalate, fornelli per fare le insalate. Anche una parte, diciamo così, già culinaria. Sono stato inseguito da gastronomi, cuochi durante il fine settimana per via dell'insistenza con cui abbiamo venerdì pubblicizzato il panino con la milza. La milza. Non c'ho voglia di... Allora, ve lo dico subito, siccome ho già capito l'aria che tira stamattina, non voglio litigare. Non voglio litigare. Ma con noi... Lei litiga sempre da solo. Ah, io parlo da solo anche, spesso. Anche con voi, mentre parlo con voi, come se parlassi da solo. Comincerà a sentire le voci, piano piano. Sì, sì. Morirete per questo. No. Ecco. Ha chiamato le voci, mi scusi. Bene,
Ma per rendere più frizzante l'inizio di questa settimana che si annuncia affaticata e faticosa, in altri studi televisivi nel corso del tempo è stata ospitata più volte l'onorevole Santanchè, che è una botta di vita nei programmi televisivi. Lo dico senza alcuna ironia, cioè nel senso che proprio quando c'è le trasmissioni si vivacizzano, quando invece io mi volto e vedo voi due, mi dico con Enrico Letta che voi due... E voi con noi non c'entrate nulla! Voi con noi non c'entrate nulla! Ci dovrebbe dire grazie, veramente. No, vi dovrei dire... Grazie ci dovrebbe dire, perché... Perché? No, dica perché. Perché siamo simpatici. Morirete per questo. No, basta, no. No, no, a chi? Cominciamo come, dove, quando, perché non c'ho l'ansia. Avete detto siamo simpatici. No, ha detto e lui mi sento molto antipatico. Lei ha detto noi siamo simpatici. Beh, l'ho chiesto sì, a chi? A molte persone. Di dove? Oddio, ma non usciamo più. Ma non c'era un contributo? Sant'Ancheide, grazie. Come sempre nella vita bisogna dare, e poi quando uno dà, poi gli viene riconosciuto. E quando si dà, viene riconosciuto. Lei deve avere rispetto per una manifestazione importante come il Gay Pride. Rispetto da cittadina italiana non ce l'ho, perché sono madre, vorrei vedere i miei figli. Gli omosessuali e le lesbiche sono cittadini italiani quanto lei, onorevole. E se non vuole vedere solo il titolo e non la luna? Andiamo in giro nudi? No, ma nemmeno al Gay Pride. Io partecipo al Gay Pride da 15 anni e non ho mai manifestato in quel modo. Che c'è un onorevole che va in giro con i tacchi alti così alla minigonna, devo dare ragione a loro? Quale? Tutti scusi, quelli che pensavano conosco, che lei fosse un'immagine ridicola della donna. Io non l'ho mai accusata di questo, ha capito? Quando uno dà, poi gli viene riconosciuto. E quando la domanda... si dà, viene riconosciuto. Ma vai a Mirafiore a convincere i suoi attori che non vi sì, sì. E Mucca! Mucca! Vai a Mirafiore! Tesoro, Mucca! Dai, pianta! Tu che parli, che vi prego di non crescere! Ascolta cosa ti dicono le persone che vivono con 800 euro al mese! Ascoltale! Tu non hai mai incontrato nella tua vita! Io sì! So che cosa vuol dire, sai? So cosa vuol dire! Per questo non sopporto la tua retorica! Io valori, valori, valori! No, ma scusa, Oh, basta! Continua a parlare! Oh, basta! Quando uno dà, poi gli viene riconosciuto. E quando la domanda... si dà, viene riconosciuto. Se vuole, usare la sua dichiarazione del 28 rispondere. Marzo 2008, quando dicevi che Berlusconi le voleva solo orizzontali. Che non c'eri! E io vedi, lo rivendico non con ha rispetto orgoglio per le donne. Che ha detto. Non scusate, per fare capire la tua vera, che la tua vera strumentalizzazione. Io, infatti, se tu... niente tu, esatto, sei senza credo. Io nelle battaglie ci credo, le faccio sì. Poi Berlusconi che t'ha fatto? Tu invece, che ti sei successo? Quando io dicevo queste cose, non è Berlusconi. Ma oltre a strumentalizzare Cucchi, Robi, cosa vuoi? Sottosegretario, perché hai detto che la moglie c'ha l'amante e te quando uno dà, poi gli viene riconosciuto. E quando la domanda si dà, viene riconosciuto. Voglio dire alla Napoli che lei è da anni e da Napoli. Scusi, chi vuole parlare? Scusi, Santoro. Stanno volando Santoro. Le ciocche di capelli. A Reggio stanno volando i bazooka. Stanno volando le bombe. Stanno volando le pallottole. E quante basta, responsabilità ha lei che nella commissione antimafia che ha sempre lavorato, perché adesso non che qua si facciano questi processi. Non vi sovrapponete, no, per favore. È appunto quando uno dà, poi gli viene riconosciuto. E quando la domanda si dà, viene riconosciuto. Io sono affascinato, è abilissima a passare dalle feste dai festoni al billionaire dove c'è quello con le babbucce, come si chiama, Briatore. Alle piazze della destra italiana proletaria sociale e con una nonchalance. Ma non c'è niente di male. Ma le voglio dire che lei è un cretino? No. Ma glielo voglio proprio no. Con quel tono da cretino.
ricordo che no, è una signora. Lei è un mantenuto. Ma su questa cosa qual è? Io mi infuglio. Signora, lei è un mantenuto, non si sa. Certo, no, che... Vede il discorso, parlavamo del pane con la milza la mattina. Sì, sì. Cos'è meglio secondo lei? Ah, no, ho già la fermo subito. No, io non dico no, no, non è meglio mangiare no, un no, panino no, con la milza. No, vabbè, ho capito dove stava già conoscendo la... Come la... Sì. No, io la... Perché è pavido. Sì. È molto... No, non sono pavido. No, perché io la conosco, bene. Fate me. Può avere un gatto attaccato, per esempio... No? Stava... Non fate come i fidanzati che si parlano. Come i fidanzati? E se anche fosse... E il... non fate capire la... Cioè lei si sentirebbe un po' come Charles Aznavour e io fra di voi. Io fra di voi. Come faceva? Come faceva? E io fra di voi che non parlo mai così. Ma fatelo finire. Però non ricordo le parole. Non ricordo le parole. Le altre parole. Sì. Anche, sì, comunque insomma sì. C'è anche un altro pezzo che si intitola Le Comédien, che prima o poi sa, oh, domani c'è... vogliamo prevedere di far vedere un video di Charles Aznavour che canta Io fra di voi per no perché 10 no come 10 Io fra di voi c'era anche una parodia ora che ci penso sì, di chi? Ma credo sia... È bellissimo, perché Raimondo a casa si Vianello, chiederanno dove stiamo andando a parare, non lo sappiamo. No, dico, Raimondo Vianello... E Sandra Mondaini, Sandra Mondaini e forse Alberto Lupo, adesso non ricordo. Ma credo ci sia un film... Penso che era Paolo Fantoni, può darsi. Paolo? Paolo Fantoni. Ma tutta gente, con grande rispetto, lo dico, passata sì, a miglior no. vita da... So. Da... No! Paolo Fantoni l'ho visto. No, no, io non parlavo di Paolo fa. Fantoni, parlavo no, no, a Campo dei Fiori. Ecco. Ma non parlo di Paolo Fantoni, parlavo, lei ha detto lo sketch in cui compariva. Ah, sì, certo. Raimondo Vianello, Sandra Mondaini e forse Alberto Lupo. Qualcosa di più fresco. Non... Anche perché Aznavour, a proposito, ancora canta e ancora fa tournée. E difende il popolo armeno. Sì. La domanda è: e quindi a questo punto come se ne esce? Che sono tutti i parenti di Ritanna armeni. Ho fatto la battuta. Morirete per questo. Ecco, appunto. Allora, a proposito di litigi negli studi televisivi, no, che danno benzina all'ascolto, fanno lievitare l'Auditel e calamitano l'attenzione dei telespettatori, mentre da noi hanno già fatto zap. Noi siamo convinti che ci stia guardando qualcuno, sono già tutti sugli altri canali, nessuno, manco i parenti. Anzi, i parenti ogni tanto accennano e dico Fulvio, Adriano, Antonello... Gaspari e Concettina De Gregorio, detta Concita, lo dico perché così mi è stato spiegato il vero nome da Fulvio Abbate. Ma veramente? Sì, no, lei l'ha detto. Non l'ho mai detto. Lei l'ha detto. Concita De Gregorio, esiste la vita politica nazionale che non rappresenti più un potenziale scontro tra istituzioni o conflitto tra istituzioni? Sì, io no, non c'è, la risposta è no. Però mi chiedevo, mentre vedevo il filmato e anche sentendo la discussione, come anche mai per l'unità sempre ci sono più stati spesso me lo chiedi? Dunque, del tutto evidente. Ha detto De Gregorio, poi cosa? Se riesce a contestualizzare e a farla parlare, ha detto De Gregorio, poi cosa? Non rispondo. Allora, io volevo dire questo: che è del tutto evidente a chi ci ascolta che il decreto di Le Prove. Non inseguiamo i singoli emendamenti. C'è anche il suo stipendio nel mio. Va bene. Dica sì. Andiamo avanti. Parliamo del contesto. Vada avanti. Non quindi. Faccia come prima cosa. Vada avanti. Non se ne curi. Abbassiamo tutti i microfoni dello studio. Lasciamo parlare. Va bene. Basta. Onorevole Gasparri, su. C'è una trasmissione. Va bene. Allora. Bello, non si è capito nulla. Come se ne immagina lei l'Italia? Tutto questo finirà. Cioè, non lo so, cosa, tanto noi no, non ci saremo, no, dico. Dal punto di vista della televisione, diciamo, della televisione. Cioè, tutto questo un giorno finirà, no? Sì, sicuramente. Ci sarà altro, temo peggio. Peggio, dice temo lei? Temo peggio, sì. Però non voglio sembrare snob, perché... devo dire solo una nota a margine per chi ha amato come me la pellicola Harry, ti presento Sally. Bellissimo. Interpretata da Bill Crista e da... come si chiama lei? Meg Ryan. Però si è rifatta un pochino, è cambiata adesso. No, ma io parlo di come nel film aveva la stessa acconciatura di capelli sfoggiata da Concita De Gregorio a Ballarò, uguale, se voi andate a rivedere il DVD, solo che Meg Ryan aveva la capigliatura molto 80s, cioè era un film degli anni 80, quindi sono passati 30 ha anni. Ha sbagliato ad accettare il consiglio del parrucchiere. Quando? Secondo me, perché sta meglio liscia. Ma chi, scusi tanto? Concita De Gregorio, il direttore dell'unità. Sì.
E allora, cosa non ho capito? No. Come non mi piace con questa, la preferivo liscia. Qualcuno glielo dirà, insomma. Quando? Di che cosa stiamo discutendo? Soprattutto dove? Perché anche perché. Come? Lei è un cretino. Dice delle cose cretine. Abbada, come glielo dice? E gliel'abbiamo detto adesso, dai. Sarà stata, qualcuno glielo riferirà. Però ha preso un sacco di applausi a Ballarò, dove ogni volta, come in altri salotti televisivi, c'è la polemica, voi applaudite quello, non avete applaudito quell'altro perché voi siete prezzolati da Tizio, mentre invece voi siete servi di Sempronio. A niente di personale, come tutti sanno, ciascuno invece fa quello che gli pare. Ma vediamo la polemica persino, non la polemica sulla polemica, la polemica sulla polemica della polemica degli applausi televisivi. Due Maron, guardate. Dovremmo fare una serie di manifestazioni, diciamo una piazza permanente. Io vorrei che ci fossero manifestazioni l'8 marzo per il lavoro femminile, il 12 per la giustizia, il 17 per l'Italia e vorrei il 6 aprile, che è l'anniversario del terremoto dell'Aquila e anche il giorno in cui Silvio Berlusconi dovrebbe andare a processo, che se andrà all'Aquila fosse accolto da uno striscione che dicesse sei atteso altrove. Onorevole Gasparri. Allora, intanto vorrei ricordare quando la calacca ha finito. Prego, lasciate parlare l'onorevole Gasparri. Allora, vorrei ricordare che... Per favore. Ah, ma siccome vengono per questo, cioè io poi... Basta che lei mi dà il tempo, li portano apposta per questo. Non so se lei ne è informato. E questi chi li ha portati? Non lo so, vengono da soli. Sono venuti per caso, prego. Vengono da soli. Gli amici di Gasparri? No, sopravvivono a una selezione severissima. Certo, all'ingresso. Grazie. Come allora, ad Arcore, prego. Come ad Arcore, anche Flora ha fatto una battuta su di Ricordiamo una cosa, che in un'antica trasmissione di Pippo Baudo c'era l'applausometro. E molti si chiedevano, cioè dopo l'esecuzione di una canzone la gente batteva le mani e questo applauso me lo dava un punteggio. Potrebbe essere contento. Questa è storia della televisione. L'applauso è finito l'aneddoto? È finito quasi l'applausometro. Questa volta mi dispiace che sia un po' breve. Posso dire una cosa io? Sì. La cosa più ridicola di Ballarò, posso dire una cosa no, di Ballarò? No, di Ballarò nel senso è un fatto estetico. Offende, non è un pensa fatto... che noi siamo di destra, se lei dice. Anche se fosse. No, sono le facce delle persone. Mi risponde. Sono le facce sì, quelle subito dietro sì. Il politico di turno. Sì, che sono i portavoce, gli assistenti, i portaborse. Che quali annuiscono. Beh, certo. Sicuramente. Che è un fatto ormai... Annuenti. Sono annuenti. Cioè, me lo trovo una cosa che non si può... Quindi se il leader ride loro... Ridono. Se il leader si attufa un po', ridono. Si incupisce, ridono uguale. Sì. E quindi? Ridono sempre. Ah, ridono sempre. Come succede, io non so se si possa dire, quando si guardano i contributi di Zoro sulle vicende interne, esterne, endogene, esogene, perifrastiche, androgene. Passive. Anche androgene. No? Non ho visto il tempo. Non vi preoccupate dei tempi. Non vi preoccupate dei tempi, perché se vi preoccupate dei tempi andrete a perdere tempo sulle panchine dei giardini pubblici qui a fianco. In miniera! In miniera, no, in miniera si lavora, magari, che questo è un lavoro? No, ditemi, questo è un lavoro? Sempre meglio che lavorare, come diceva il vecchio Barzini. Quale Barzini? Allora, Barzini ce ne stanno due. C'è stato quello che è andato a fare il raid Parigi-Pechino. Bravo. E non credo fosse lui. E invece era lui. Ah, era lui? Perché al ritorno del viaggio da Parigi a Pechino, gli hanno detto, era il 1911, cito a memoria, spero di non sbagliare. E tornò e gli disse una roba, una come traversata, c'è andò lui? Deserto con la macchina, deserto in Cina. È tornato e dice, cosa hai patito? La fatica, i pericoli, le tribù, gli Zulu. E lui ha detto... No, sempre meglio che lavorare. Prego, guardiamo Zoro sul PD. Pronto? Oh, buona notizia da paura. Ho dieta per te però, eh. Dice che il governo non c'ha più la fiducia. Lo so. C'ha più la fiducia degli italiani.
Ma con gli italiani devi sempre stare in campana. Gli italiani sono arrabbiati. Mai fidarsi degli italiani. Gli italiani sono scontenti. Allora, comunque a me Gigi mi ha fomentato. Ma quanti anni volete governare perché sia colpa vostra? Ma non vedi come sta Antonio? La pagina nuova l'apriamo noi. A sto giro gli sfonnamo. Noi l'apriamo. E a sto giro quando? A marzo. Elezioni a marzo. Quando è? Mo, 3 settimane. 3 settimane per decidere, il governo va o si stacca la spina. E se no ti pare che il segretario stava così, questo si è allenato tutta l'estate. Ti ricordi quando lo cercavamo e non lo trovava nessuno? Che poi è tornato fuori che voleva far porta a porta. L'annuncio è dello scorso 20 agosto. Dove stava? Se stava allenato. Porta a porta c'è, crescerà di intensità secondo i tempi e i modi che il PD ha stabilito. Ti sei allenato te? Ma appena volta che il segretario c'è da Arina, che fa? Ma la lasciamo là, la apriamo. Ci dobbiamo preparare. Auguri. De più, de più, de più, de meno, 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 bravo. Più arrotolate ste maniche, più arrotolate, arrotola ste maniche, forza, arrotola ste maniche, te sto di, arrotola. Oh, e che sciore, mamma mia, sta fa, grazie. Devo vincere le elezioni? Allora, arrotola ste maniche, forza. Mi si è spiegazza tutta la camicia, ce n'ho una. Sta a picconare la ditta. Guarda lui, guarda te, mi pare su zio. Collate sta cravatta, forza. Questa la linea, dai. A manica arrotolata è voglia di lavorare, è l'opposizione del fare, l'abbandono della forma per la ricerca della sostanza. Ammazza tutte queste cose. È regolare, maniche arrotolate e pur bisogna andare. Vabbè, potevamo arrotolare prima allora, no? Non te guardava la punta delle scarpe? La punta delle scarpe non va bene. Me le sono arrotolate, poi mo che devo fare, dai. Così pare che devo andare a me a qualcuno. Con sto clima d'odio che c'è sta in giro, il primo che casca per le scale del Belpietro poi ce la collerà a noi. Lo sai, no, com'è? Il clima d'odio è negli occhi di chi ti guarda. E quindi più piace. Non vedi che rughe che c'ha, che ormoni che c'ha. Basta con sta faccia da millerante depresso. Seduci sti italiano marfidato, no? Devi entrare nel dolore del popolo. Bravo, così entra nel ventre molle del italiano medio, no? Entrami dentro. O devi far tuo sto paese qua. Questo paese qui. Che gli fai a sto paese? Che gli fai, eh? Che gli fai a sto paese? Eh? E che gli faccio? Adesca, figlialo, acchiappalo, abbraccialo, smanaccialo, possiedilo, trombalo, fottilo, cazzo. Oh, e basta. Lo fanno tutti, non lo potevo far noi. Ma per chi mi ha preso? Oh, ma chi gliela fa? Allora, mannaggerò così freddo a fare la campagna elettorale. Dai. Ma potremmo fare la rivoluzione che ha gente come te? Ma come chi gliela fa? Forza allenate. Se dobbiamo allenare. Forza allenasse come ha fatto Gigi, dai. Come lui. Gambe e spalla. Gambe e spalla, no. Ma fate le foto. Quelle che sono venute meglio su Facebook, me le tagghi tu? Me le tagghi tu. Grazie all'inquadratura del nostro regista Fabio Lucidi, ha fatto vedere le maniche rimboccate, ma che noi abbiamo temporibus da tempo, ma proprio, ma ancora giocava Panatta, quindi pensate che quanti anni fa. Va bene, dopo la pubblicità ricordiamo che oggi sono nati Toscani, Dino Zoff e la mamma, che è la cosa più importante, subito dopo la pubblicità.